Buongiorno e benvenuto al nostro giornale con i nostri servizi e con le notizie della giornata di oggi, perché anche noi nel nostro piccolo, ma grande, nella nostra volontà di stampa, cerchiamo di dare le notizie, le informazioni che comportano chiaramente quello che è il nostro territorio, la nostra provincia e anche le zone limitrofe. E non solo, anche perché essendo seguite in quella che è la pagina Facebook ormai abbastanza seguita, non solo a livello territoriale ma anche a livello nazionale, la cosa può fare solo che piacere. E iniziamo con la prima notizia. Marsala sono già prese di mira, come suol dire, le farmacie. Continuano le rapine alle farmacie nella città di Marsala, un'ulteriore rapina ai danni della farmacia Anastasia in via Colocasio, mentre appena alcuni giorni prima si era verificata la rapina presso la farmacia Giammarinaro di via Garibaldi. Autore delle rapine sembra sia un uomo che, armato di coltello, si introduce intorno alle ore 13, orario di chiusura delle farmacie. Sono state avviate ovviamente le indagini con un sopralluogo da parte dei carabinieri e della polizia per ulteriori interventi, chiaramente. Sempre da Marsala. Qualche buona notizia da parte del Comune: si snelliscono le procedure per le pratiche edilizie. L'assessorato allo sviluppo economico, diretto dall'assessore Rino Passalacqua, comunica che è stato pubblicato il primo sorteggio delle pratiche edilizie che saranno sottoposte al controllo a campione da parte del settore pianificazione territoriale del Comune di Marsala. Sono pratiche SCIA, amministrative ed edilizie, CIL, CILA, SCA, scusatemi per le sigle, ma ve le leggo così per come sono, autorizzate sotto la piena responsabilità del privato e del libero professionista incaricato, tutte di competenza degli sportelli unici per l'edilizia e le attività produttive. Gli stessi sportelli, con provvedimento del dirigente Palmeri, sono ora autorizzate a procedere con cadenza bisettimanale all'estrazione del campione pari al 10% delle pratiche, mentre con cadenza mensile si procederà all'estrazione al 20% di quelle della SCA. Il sorteggio è stato espletato in forma pubblica e il verbale di questo primo sorteggio è già online sul sito internet istituzionale, afferma ancora l'assessore Passalacqua. L'accelerazione delle procedure attivate da SUVE e SUAP comprende un'ampia gamma di attività. Quindi la nuova procedura di controllo a campione, che è decorso in termini di 60-30 giorni dalla presentazione della domanda, a seconda ovviamente della pratica, darà corso all'avviamento, per cui un certo respiro all'attività commerciale edilizio si avrà. Prosegue quello che poi è l'attività che potrà essere eventualmente vietata solo laddove sussistono ragioni di interesse pubblico. Qualora dai controlli effettuati dovessero emergere false dichiarazioni, saranno tempestivamente informate sia l'autorità giudiziaria che gli ordini professionali. Penso che questa notizia sicuramente sarà di buon auspicio anche per rimettere in moto quella che potrebbe essere l'economia locale, l'edilizia in particolare. Sempre da Marsala, una notizia che riguarda l'associazione Arci Arcobaleno. Continuano le polemiche sulla gestione della solidarietà di questo grave momento di emergenza anche a Marsala. L'associazione Arci Arcobaleno, in una sua nota attraverso la voce del suo presidente Sebastiano Grasso, fa presente che non è necessario essere religioso o pubblici funzionari per avere a cuore il bisogno di coloro che non possono combattere per se stessi quella che è la situazione del momento. L'associazione Arcobaleno, che aveva preso le proprie iniziative nel silenzio mediatico, come tanti fanno invece per farsi pubblicità, ribadisce sia sempre i religiosi che politici, ha fatto in questi 2 mesi ciò che è insito nel proprio codice statutario e genetico dell'associazione, per cui aiutare gli altri nel momento di bisogno. Ma quasi senza rendersi conto, ed inspiegabilmente, dice il presidente Grasso,
si è scatenato il pandemonio, quando un evento di grave importanza viene così strumentalizzato dai politici o da altri per attirare attenzione su se stessi, coinvolgendo anche l'associazione che lui stesso presiede. Siamo stati garbatamente allontanati dopo aver inutilmente tentato di manifestare la nostra disponibilità e presenza, ma davanti a una macchina dove prevalgono solo valori egoistici di visibilità estrema delle persone coinvolte, per cui abbiamo evitato di inglobarci mantenendo fede ai principi del nostro statuto verso il sociale. E anche a Marsala riprende quello che è la consegna dei pasti a domicilio. Riapre la mensa fraterna Giorgio La Pira di Marsala. Il centro era stato chiuso dopo l'entrata in vigore del decreto sulle norme di sicurezza per il coronavirus, in quanto il divieto degli assembramenti per la mensa che per l'appunto è stata chiusa. Ora la mensa fraterna Giorgio La Pira, grazie alla presenza dello chef Massimo Bilitteri, si è organizzata per riaprire, ma stavolta per preparare pasti caldi e poi consegnate con mezzi e dipendenti del comune a domicilio. E così avviene per 3 volte la settimana, lunedì, mercoledì e venerdì. La cucina della mensa si rimette in funzione, dove vengono preparate, ripetiamo, dallo chef Bilitteri e volontari, 500 piatti di pasta poi consegnati direttamente a casa. La nota che questo personale composto dallo chef Bilitteri insieme ai suoi collaboratori e ad altri volontari che operano presso la mensa all'interno del locale dello stadio comunale viene data la loro prestazione gratuitamente. Ma vorrei sottolineare una cosa, che forse sarebbe stato opportuno far sì di aumentare la quantità dei pasti, perché penso che la gente mangia ogni giorno, non mangia solamente a giorni alterni. E siamo a Trapani. Trapani, giovane che molestava le persone vicino alla stazione, è stato identificato. È stato identificato dai carabinieri, il giovane che infastidiva i clienti, è il titolare di un'attività commerciale di via San Giovanni Bosco a Trapani, nella zona della stazione ferroviaria. Il giovane, trattasi di un marocchino, è stato fermato da una pattuglia dei militari dell'Arma dei Carabinieri durante il loro servizio impegnate nei controlli di verifica nel rispetto delle normative per il contenimento del Covid-19. Il giovane nordafricano era solito chiedere soldi per comprarsi alcol e pretendere anche di bere gratis. Lo stesso che si aggirava da diversi giorni nei pressi della stazione ferroviaria prendendo di mira i clienti dell'attività commerciale alimentare, dove quest'ultimo veniva fermato ed identificato dai carabinieri. E qualche sembra buona anche notizia per qualche comune della nostra Sicilia da parte della Regione: stanziati 2 milioni di euro per Saleme e gli altri comuni che erano state dichiarate zona rossa. L'approvazione dell'emendamento in prima commissione all'ARS che destina 2 milioni di euro ai comuni di Agira, Saleme, Troina e Villafrate è segno tangibile dell'attenzione della politica nei confronti dei territori. Stanziare risorse aggiuntive per i comuni dichiarati zona rossa nel corso dell'emergenza è indispensabile per consentire all'amministrazione locale di fronteggiare le esigenze logistiche e dei cittadini. I 2 milioni di euro proposti con l'emendamento appena approvato in commissione affari istituzionali serviranno a fronteggiare la crisi, per questo sono certo che i parlamentari siciliani nei successivi passaggi all'iter legislativo risponderanno con il loro voto favorevole all'emendamento. Abbiamo il dovere di varare ogni misura necessaria ed aiutare gli enti locali chiamati a fronteggiare onerosi disagi a causa dell'epidemia del coronavirus, dichiara l'onorevole Baldo Cucciardi. Nei comuni dichiarati zona rossa, troppi oneri che si sono aggiunti ai già pesanti disagi conseguenti all'emergenza sanitaria hanno fortemente segnato anche finanziariamente la comunità locale. E adesso, come sempre, ci arrivano le note del senatore Scilipote. Il senatore Scilipote, che
pubblicamente invita il giornalista Vittorio Feltre dopo le sue dichiarazioni in un noto programma nazionale. Apprezzo Vittorio Feltre per essere grande, autorevole e giornalista, tuttavia le sue dichiarazioni in TV alla trasmissione di Mario Giordano riguardante il Sud mi lasciano perplesso. Un uomo della sua levatura non può dimenticare le tradizioni culturali del Sud e se il nostro paese è diventato faro della civiltà lo si deve alla Magna Grecia, che notoriamente non è in Lombardia. Che al Sud sono passati fior di civiltà, magari meno organizzata dal punto di vista della struttura, ma decisamente consistente da quella culturale. Prendo la mia Sicilia, per esempio, come possiamo dimenticare la Valle dei Templi, la raffinatezza degli ambienti arabo-normanni, la gastronomia, la letteratura. Feltre avrà letto certamente il Gattopardo e Leone di Sicilia, Sciascia e Pirandello, e se non lo ha fatto, volentieri ne regalo una copia, continua il senatore. Penso alla Puglia con il Romanico, alla canzone napoletana e alle relative commedie, alle grandi tradizioni religiose e della pietà popolare. Caro Feltre, medite sulle sue parole e torna in sé. Con amicizia da meridionale siciliano, le invito nella mia Sicilia. Un cannolo e una granita con brioche non la neghiamo neanche a chi ci denigra. E si ricordi, nessuno è superiore all'altro, lo dice un meridionale, ossia il grande Totò ne a livella, costima ed un sorriso. Questa è la lettera che il senatore ha inviato pubblicamente al giornalista Feltre dopo quando è caduto con le sue dichiarazioni. E siamo ormai alla conclusione del nostro giornale con la pagina dell'opinione, della mia opinione, di quello che sta succedendo in questo periodo e in questi mesi. Se vi ricordate, siamo stati, lo possiamo dire ad onor di vero senza peccare di presunzione, ma nel nostro piccolo siamo stati i primi che 3 giorni prima del nazionale o delle notizie nazionali avevamo detto che il presidente Conte il 31 di gennaio aveva decretato quello che doveva essere reso pubblico subito e invece ce lo ha nascosto perché quello che doveva essere di preoccuparsi chiaramente per questa pandemia che poi è venuta fuori e invece lui ce l'ha negato, avendo emesso anche un decreto dove si metteva mettere in sicurezza il nostro paese. Ma il presidente del Consiglio Conte, che è intervenuto, guarda caso, ieri per informare sulla situazione interna all'Italia e spiegare le iniziative del governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus, questo passaggio viene compiuto nella consapevolezza della necessità di coinvolgere il Parlamento, in particolare in una fase in cui l'azione di governo rileva direttamente su beni primari delle persone, salute, libertà e lavoro. Ha sottolineato Conte, ribadendo più volte nel corso del suo intervento l'importanza di confrontarsi nell'Aula. Ma non mi sembra e non ci sembra che il Presidente Conte, in tutti gli incontri che ha avuto con l'area dell'opposizione, abbia preso in considerazione quelle che sono state le richieste o le proposte. Io mi sembra che il Presidente Conte non faccia altro che proseguire in quelle che sono i suoi pensieri, che cambiano dalla mattina alla sera con tutte le sue dichiarazioni che continuano in televisione come se fosse una carrellata di una passerella di moda. Soltanto nel weekend verrà alla luce, continua la dichiarazione di Conte, il piano nazionale per la ripartenza. Dopo l'emergenza coronavirus annunciata appunto dal Presidente, qualche elemento però, guarda caso, è stato filtrato, è venuto fuori da Palazzo Chigi e dai palazzi del potere dintorni. Si chiede che cosa? La patente di sicurezza per ogni azienda. E poi questa patente di sicurezza che cosa sia la dobbiamo ancora sapere. Gli orari dei negozi e delle attività produttive scaglionate anche di notte per evitare il sovraffollamento dei locali e dei mezzi pubblici. Ora, scusatemi, la domanda nasce spontanea: come fa uno
ad andare a comprarsi eventualmente un abito, un paio di scarpe o qualche altra cosa in piena notte. Cioè, qui si rasenta il ridicolo di questa gente, ma queste persone in quale pianeta vivono? Ma questa gente, che chiaramente non ha l'esigenza del quotidiano vivere del popolo italiano, del cittadino, della persona media, come si può mai pretendere di tenere un negozio fino a tarda notte, a tarda sera, perché uno dice ok, adesso con mia moglie, la mia ragazza, mi vado a comprare un paio di scarpe alle 11 a mezzanotte di sera. E carissimo Presidente Conte, io penso e continuo a pensare e mi faccio tante domande, così come tante domande sicuramente il popolo italiano se le pone, ma voi in quale pianeta vivete? E sono 3 mesi che avete promesso mascherine, aiuti, finanziamenti. Ogni giorno vi annunciate proclami di miliardi di euro che devono arrivare dalla Comunità Europea, che questa ancora non si è neanche pronunciata. Avevate promesso quei famosi 600 euro dove una minimissima parte hanno ricevuto, ma non credo che con 600 euro abbiano risolto i problemi del quotidiano che attanaglia invece ogni famiglia italiana. Presidente Conte, forse lei con tutto il suo Parlamento, e nel Parlamento, guarda caso, per esempio, ci sono parlamentari che fino a qualche anno fa era gente disoccupata, ci sono parlamentari che fino a qualche anno fa magari per andarsi a mangiare la pizza il sabato andavano dai genitori a bussare, giovani parlamentari, che oggi siedono in quelle poltrone, però si sono dimenticati da dove vengono. Io penso che avranno anche dimenticato l'origine delle proprie famiglie. Sono domande che naturalmente ogni cittadino fa. Presidente Conte, forse non si sa che cosa vuole o dove vuole arrivare, ma penso una cosa, che la pazienza degli italiani potrebbe avere anche un limite. Detto ciò, vi ricordo una cosa, che l'appuntamento di questa sera con le canzoni Partenopee di Enzo Primavera alle ore 21:30 e con il programma Riflessione di Nicola Donato, che va ogni giorno, tutti i giorni alle 19:30. Il nostro giornale per oggi è terminato, io vi ringrazio sempre per il vostro prezioso e gentile ascolto, vi ricordo sempre di seguire le nostre due reti, Canale 2 e Canale 3, e di seguire anche quella che è la nostra pagina Facebook, che ormai è seguitissima a livello nazionale. Cerchiamo di fare il nostro meglio, di seguire anche i nostri servizi su youtube.com e sul sito di canale2.com. È tutto per oggi, vi auguro una buona giornata. Grazie.